Albano e Loredana Lecciso ormai hanno un rapporto che va avanti da molto tempo, tuttavia la verità sulla loro storia è emersa solo ora. Negli anni molti hanno sperato in un ritorno di fiamma con Romina Power, donna a cui è sempre stato legatissimo, anche successivamente alla separazione. Il loro connubio però sembra essenzialmente essere di tipo professionale e non propriamente sentimentale. Molti altri si chiedono come mai Albano e Romina non siano mai convolati a nozze, quale sia il motivo dietro questo gesto strano per chi è insieme da così tanto tempo e ormai ha anche costruito una famiglia. Passano gli anni ma loro restano sempre sulla cresta dell'onda. Albano e Loredana Lecciso, la verità sul loro rapporto. Il cantante ha deciso di spiegare in prima persona cosa è realmente accaduto con Loredana e anche perché ha scelto di non sposare la sua compagna. A Verissimo, in una delle sue interviste, ha spiegato che per lui la famiglia ha sempre avuto un ruolo speciale. "Perché non ci sposiamo? Io non credo più nel matrimonio", ha detto Albano, spiegando anche che la sua conoscenza con l'attuale compagna di vita non è avvenuta mentre era sposato e che non c'entra nulla con il divorzio, una cosa a cui tengo ed è giusto che si dica. Loredana è arrivata nel 2000. "Non ha rovinato nessun matrimonio, con Romina era già avvenuto il divorzio. L'attaccano perché è stata quella che ha rovinato. Non ha rovinato assolutamente niente, è stato un altro tipo di incontro, di vita". Il primo matrimonio di Albano è stato celebrato nel 1970, successivamente i due si sperarono nel 1999, il loro però è stato un grande amore anche con il divorzio, arrivato nel 2012. Loredana e Albano sono insieme da una vita e hanno avuto due figli, Albano Junior e Jasmine Carisi. Loredana invece è stata sposata per 3 anni. Dal 1993 al 1996 con Fabio Cazzato, da cui ha avuto la figlia Brigitta. I due quindi si sono frequentati quando erano liberi e senza alcun legame sentimentale. Probabilmente però, visti anche i trascorsi e i matrimoni non andati a buon fine, non hanno sentito l'esigenza di convolare nuovamente a nozze. "Sposarmi di nuovo? Io l'ho già fatto. Un matrimonio nella vita basta. Bellissimo il matrimonio ma dopo è arrivato il divorzio", ha spiegato. "Io non voglio più vivere un'esperienza del genere, non mi è piaciuta per niente. L'importante è che ci sia un matrimonio mentale e grazie a Dio c'è, chiarendo in definitiva quanto accaduto e quelle che sono le intenzioni per il futuro".